guai a te. Oggi il Signore ci va giù duretto, anzi molto duro. Guai a te, lo ripete a te, lo ripete a me, lo ripete a tutti quelli ai quali ha rivelato il suo amore. Guai a te se, pur vedendo il mio amore nella tua vita, pur avendo sperimentato il mio perdono, la mia pazienza, la mia tenerezza, cioè pur avendo visto segni prodigiosi, segni di misericordia, di pazienza, di tenerezza, ancora non ti sei convertito a me, cioè non hai ancora deciso nel profondo del tuo cuore, nella tua libertà, di cambiare vita e di consegnarti completamente a me. Detto in altre parole, guai a te se lo sposo più bello che ci sia, l'unico che ti ama fino in fondo, senza condizioni, l'unico che ha dato la vita per te sino all'ultima goccia di sangue, sino all'ultimo respiro. Guai a te se dopo la corte spietata che ti ha fatto Gesù, con mille segni del suo amore, con la fragranza della sua delicatezza, della sua dolcezza, della sua tenerezza, guai a te se nonostante tutte le volte che ti ha portato a mangiare fuori, cioè ti ha saziato al banchetto eucaristico, guai a te se tutte le volte che si è offerto al posto tuo e ti ha tirato fuori dai guai, proprio mentre stavi distruggendo la tua famiglia, proprio quando eri schiavo di quel peccato, di quella dipendenza, guai a te se nonostante il suo amore ancora non alzi bandiera bianca e non ti converti, non smetti cioè di guardare a te stesso, al tuo ombelico, ai tuoi falsi diritti, alla tua sete di giustizia e non mi apri il cuore almeno una piccolissima fessura perché io possa entrare e prendere possesso della tua vita, prendere dimora in te. Per questo le parole di oggi del Signore stanno dicendo: guai a te se non diventi veramente felice, se cioè non ti converti e non accogli lo sposo della tua anima, se non accogli il nostro Signore Gesù Cristo nella tua vita, l'unico che ti può fare veramente felice, l'unico che può fare della tua vita un banchetto, l'unico che può trasformare la tua vita in una festa, la tua acqua in vino nuovo, l'unico che può realizzare ogni tuo desiderio, che ti può realizzare come persona. Allora coraggio, facciamo oggi memoria di tutti i segni del suo amore e convertiamoci, accogliamo nostro Signore Gesù Cristo nella nostra vita.